Grazie Presidente. Questa mozione va nella direzione del potenziamento delle risorse umane con cui l'assessore De Santis e tutta l'amministrazione capitolina concorre a implementare l'organico per una migliore efficienza dell'amministrazione stessa. Le biblioteche sono state definite gli acquedotti del sapere e in un momento in cui è alta l'allerta per quello che viene chiamato l'analfabetismo di ritorno, cioè l'incapacità degli scolarizzati di comprendere i testi scritti, le biblioteche assumono un ruolo ancora più importante. E i bibliotecari, i funzionari di biblioteca sono le persone più adatte per meglio far funzionare questi presidi dell'amministrazione che sono diffusissimi e sono diffusi capillarmente quant'altri mai in tutto il territorio di Roma Capitale. È per questo che l'amministrazione, come è stato detto, è arrivata a stressare addirittura questi presidi per la loro grande importanza. E allora questa mozione va nella direzione di quanto già ha fatto la Commissione Cultura, la sua Presidente Eleonora Guadagno, nello stimolare perché vengano appunto impiegati un maggior numero di funzionari, e tanto più questo si fa pressante e la mozione ha questa valenza, si fa pressante perché il 30 settembre scade la graduatoria. Ora, a fronte di questo maggiore impiego delle strutture bibliotecarie, fa riscontro in maniera inversa la minore assunzione in termini percentuali di tutti presenti nella graduatoria. Questa è un'incongruenza che dovrebbe essere una grave criticità che deve assolutamente essere colmata, perché visto che le biblioteche viceversa hanno questa grande valenza e sono così tanto impiegate, necessiteranno nel prossimo futuro di un maggiore numero di impiegati, perché ne è stata aperta ultimamente una nuova a Laurentino, altre verranno aperte, e quindi sarà assolutamente necessario il personale e bisognerà fare dei nuovi bandi, ma fra molto tempo, con ulteriore spesa. Oppure nelle more bisognerà ricorrere a del personale esterno se non delle partecipate. Quindi questa mozione vuole appunto sollecitare la giunta e la sindaca allo scorrimento della graduatoria, perché queste persone così necessarie, questi funzionari così necessari all'efficientamento del lavoro dell'amministrazione possano essere chiamati. Grazie.